Nella magica cornice di Corte Finadri di Segusino, dove a pochi passi si trova la biblioteca comunale ed anche la scuola dell'infanzia, si è svolto da martedì 2 a sabato 6 maggio l'evento culturale Storie che girano, ovvero un'intera settimana dedicata ai libri e alla lettura che ha coinvolto anche la scuola primaria di Segusino. Un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la Biblioteca Comunale di Segusino, l'Associazione di Promozione Culturale Drio della Stela e le associazioni di scuola dell'infanzia e scuola primaria di Segusino, con la libreria di ragazzi Il Treno di Bogotà di Vittorio Veneto. Tra letture animate e laboratori creativi, vari sono stati gli attori in gioco durante tutta la settimana, tra cui Vera Salton, Simone Carnielli, Susi Danesin e l'autrice Chiara Carminati. La settimana del libro è un po' il centro, un po' il fulcro delle attività che si svolgono durante l'anno. Raccoglie un po' tutte le attività che l'associazione dei genitori, le scuole e tutte quelle agenzie educative, come si usa dire, che girano intorno alla fascia 0-18 anni, diciamo, svolgono durante l'anno. Quindi in questa giornata della festa del libro si cerca di portare un po' a conoscenza di tutte le attività che vengono svolte, è un po' il clou delle attività dell'anno. Nell'arco di questi giorni della festa del libro, con mostra ed ampio spazio anche alla presentazione di testi, sabato pomeriggio la giornata si è arricchita anche di un'esposizione in mercatino dei lavori realizzati dai bambini della scuola primaria di Segusino durante l'intero anno scolastico, all'interno delle attività di laboratorio interne alla scuola e dalle attività di laboratorio dopo scolastico coordinato dalla cooperativa Chiricù e finanziato dal comune di Segusino. Siamo rimasti molto contenti di questi soldi spesi bene per la cultura, che fa bene ai bambini, fa bene alle famiglie, fa bene a chi partecipa. Quindi grazie a Segusino di questa possibilità. Per tutto il pomeriggio di sabato, grandi e piccini hanno inoltre potuto percorrere le strade del centro a bordo di una carrozza storica, messa a disposizione dalla cooperativa Sonda, la quale durante lo stesso pomeriggio ha inaugurato proprio a Segusino una nuova casa famiglia per il recupero dalle dipendenze. L'evento conclusivo aperto a tutti di Storie che girano si terrà venerdì 12 maggio alle ore 20:30 presso la Scuola dell'Infanzia di Segusino con lo spettacolo Racconta Storie a cura dell'Associazione Teatrale Valdobbiadanese Terzo Atto, in cui si susseguiranno in una serie di divertenti sketch comici per concludere in spensieratezza questo importante evento culturale che per un'intera settimana ha coinvolto e unito grandi e piccini.